Arrivano i dati del bilancio dell'attività 2016 della Polizia Locale dell'Unione della Valdera. I comuni nel frattempo sono diminuiti, ma l'attività insomma, è importante e significativa. Michele Stefanelli è comandante della appunto, Polizia Locale dell'Unione della Valdera. Qualche dato, qualche numero? Allora, il dato più importante è che abbiamo chiuso proprio in questi giorni una convenzione con il Comune di Prato per l'impiego di cani. Tenete presente che nel 2016 abbiamo utilizzato in maniera spot e con la collaborazione del Comune di Prato appunto cani antidroga. La novità è che dal 1 di marzo abbiamo sottoscritto una convenzione per l'utilizzo in via permanente di queste. Quindi questa è una novità che ritenevamo molto importante, diciamo, dopo la sperimentazione del 2016 che ha dato numerose soddisfazioni in questo senso, il villaggio scolastico, zona stazione, fuori del ponte e quant'altro. Quindi questo era il primo elemento. L'attività per il resto è stata sempre molto impegnativa, abbiamo diciamo, intensificato i controlli di prossimità, le sanzioni in generale sono in leggero calo, tenete presente che da luglio abbiamo avuto l'uscita di 4 comuni, dal 1 gennaio Ponzà, quindi sono un po' disallineati i dati per fare una parametrazione oggettiva. E comunque sia, diciamo, ci siamo ulteriormente specializzati, abbiamo intensificato i controlli sui mezzi pesanti, tanto per dare qualche dato particolare. Siamo riusciti a fare una cinquantina di controlli al mese con uno strumento tra i più avveniristi, tra l'altro abbiamo noi della Polizia Stradale. E, per il resto diciamo molto intensa l'attività diciamo, della sezione di sicurezza. Il comune di Cascina si dota di una applicazione Baby Out, un'applicazione che sarà estesa a tutte le scuole appunto, del territorio, compresi gli asili nido, con la quale si possono gestire il registro elettronico, il servizio di refezione, la comunicazione scuola-famiglia. Marcella Pintabona appunto di Baby Out, che quindi è il nome non solo dell'applicazione ma anche dell'azienda, della società che l'ha elaborata. Di cosa si tratta nello specifico? La nostra app nasce con l'obiettivo di far trovare ai genitori tutti quei luoghi ed eventi di interesse per le famiglie con bambini. È proprio un po' la nostra mission, quella di fornire ai genitori che sono sempre più attenti a fornire, diciamo a dare il meglio ai propri bambini, tutti gli strumenti utili per gestire proprio tutte le fasi della genitorialità. Quindi abbiamo integrato nella nostra applicazione un sistema che è proprio Baby Out Smart School, che dà il vantaggio al genitore di essere coinvolto in una fase molto importante per la vita dei nostri bambini, che è proprio il percorso scolastico, e dà dei vantaggi, tanti vantaggi a tutti gli attori coinvolti. E quindi diciamo in primis all'amministrazione comunale, alla quale ha consentito di ridurre notevolmente sprechi e diciamo, i costi essenzialmente, e soprattutto quella di ottimizzare diversi processi molto delicati e difficili, diciamo, quali possono essere i servizi resi ai cittadini nell'ambito proprio della scuola, che sono essenzialmente la mensa, il trasporto, quelli che sono appunto servizi i cui processi sono a volte molto, molto difficili. Sindaco Susanna Ceccardi, un'applicazione che mancava. Sì, una ulteriore digitalizzazione della pubblica amministrazione, uno strumento in più in mano alle famiglie, totalmente gratuito per loro, gratuito anche per il comune, perché questa applicazione è realizzata grazie alle sponsorizzazioni che verranno fatte sull'applicazione. Un modo per avere un controllo anche sulle attività dei propri figli in maniera quotidiana e un modo anche per efficientare al meglio il servizio di refezione. Ci saranno meno sprechi e ci sarà più efficienza. Dalle spiegazioni.
siamo immersi da animali, siamo venuti a trovare Roberto Barbuti, direttore del Museo di Calci. Avete trovato una prima sistemazione in attesa di organizzare l'allestimento vero e proprio che sarà pronto a settembre di questa donazione, che siete riusciti comunque ad acquisire con grande sforzo e grande entusiasmo. Ci racconta qualche particolare? Sì, dunque, come vedete qui, questa è una parte degli animali. Abbiamo ovviamente per adesso stipato tutti gli animali in due ambienti. Qui potete vedere ci sono antilopi, orsi, felini, eccetera, eccetera. E il primo allestimento che faremo sarà quello che riguarda gli ungulati. Abbiamo già una stanza, enorme stanza vuota, che verrà allestita con vetrine prima dell'estate e pensiamo di inaugurare questa prima esposizione a settembre. Poi ovviamente il prossimo anno troveremo una sistemazione a molti degli animali che rimangono, gli orsi per esempio e i diorami, qui ci sono moltissimi diorami, cioè scene naturali fatte con animali imbalsamati e questa stanza sarà dedicata a loro. E tra l'altro in questa stanza rimarrà anche la giraffa, che è alta 4,20 m e che non abbiamo altro spazio così ampio per poterla mettere. Riuscirete a sistemarli tutti? Sono tanti, tantissimi. Sì, riusciremo a sistemarli tutti, però ci vorranno 3 anni complessivamente, perché come dicevo quest'anno metteremo a posto gli ungulati, il prossimo anno gli orsi e i diorami e poi nell'anno successivo gli uccelli e i pesci, perché ci sono anche quelli e sono tanti. Che cosa vi aspettate al termine del lavoro? Beh, diventiamo sicuramente uno dei più importanti musei di storia naturale d'Italia e diciamo che siamo alla pari dei grossi musei europei. Non dico Parigi, ma sicuramente saremo a livello dei primi 10 musei europei. Quindi ci aspettiamo un incremento dei visitatori, insomma, perché sarà un ambiente spettacolare, non solo di visitatori, ma anche di scienziati, perché molti verranno a fare ricerca sui nostri animali, estrazione del DNA, vicinanza tra specie e così via. Ricordiamo se erano candidati musei importanti. Sì, si erano candidati musei importanti. Noi nell'ultimo periodo abbiamo combattuto con Lione. Lione c'ha un museo nuovissimo, importantissimo, però la fondazione, la famiglia Barbero ha deciso che era meglio rimanesse in Italia. Ricordiamo come la famiglia Barbero ha messo in piedi tutto ciò. Dunque, lui, Giorgio Barbero, industriale del vino, proprietario dell'Apero per un periodo, era un appassionato di natura, insomma, e quindi lui, tutta la sua carriera, sia di cacciatore sia di collezionista, ha messo in piedi questa collezione incredibile di oltre 550 animali. Aspettiamo tutti qui, allora? Sì. Li vedremo tutti qui complessivamente fra 3 anni, ma già a settembre potremo vedere una prima fetta importante della collezione. Cosa metto nel piatto le nostre scelte alimentari tra mercato, ambiente e salute? Era questo il titolo di un incontro ospitato nei locali dell'associazione, del ristorante del cuore dell'associazione L'Alba, a promuovere l'incontro Legambiente insieme al Consiglio del Cibo, che è questa nuova realtà pisana appunto che si è, come dire, riunita intorno ai temi del cibo e della buona alimentazione. Monica Zoppè, che cosa volete fare con questo incontro? Si tratta di 3 incontri che si svolgeranno a mercoledì alternativi, il 15 febbraio, il 1 marzo e di nuovo il 15 marzo, in cui si vuole parlare di cibo e di alimentazione. In particolare nei 3 incontri affrontiamo la questione del mercato, la questione della produzione e la questione della salute. L'idea è che le persone che partecipano a questi incontri riescano a farsi ad avere una consapevolezza maggiore di che cosa significa fare un acquisto piuttosto che un altro, seguire una dieta prevalentemente vegetariana piuttosto che prevalentemente carnivora, quali sono gli effetti che un'alimentazione incongrua e squilibrata può portare anche nella salute e anche quello che c'è dietro nella produzione, cioè i nostri lavoratori contadini, i nostri produttori, quelli che fanno le cose che poi noi mangiamo, come vivono, come riescono a sostenere una produzione
che sia abbastanza di qualità ma anche accessibile a tutti quanti. Certo, singolo piatto di pasta biologica super raffinata che però costa 4 euro non è possibile portarlo in tavola tutti i giorni. Quello che vogliamo cercare di capire è se è possibile trovare un equilibrio fra un'agricoltura sostenibile, un mercato equo, una dieta sana e una vita quotidiana, un'alimentazione regolare che faccia bene a tutti quanti. Ma anche di tipo culturale, di tipo sociale. Il Pisa ferma la capolista, finisce 0-0 fra Pisa e Frosinone, una partita dove il Pisa affrontava la formazione di Marino con 8 assenze pesantissime, 3 squalificati e 5 infortunati, facendo giocare per la prima volta alcuni giovani, altri erano in panchina. Insomma, sembrava all'inizio della partita una partita improba per la formazione di Gattuso, che poi, bene o male, ha tenuto botte, ha cercato in qualche maniera di limitare il Frosinone, che in campo si è visto che aveva i crismi della capolista e anche di una qualità tecnico estremamente interessante ed importante, però ce l'ha fatta, come dire, a portare a casa un risultato positivo in una classifica che ovviamente piange ancora, perché il Pisa continua a essere in una situazione di difficoltà alla luce del fatto che poi tra qualche settimana arriveranno anche 3-4 punti di penalizzazione. Un risultato, diciamo, meritato, perché poi alla fine sia Bardi che Wiccan non hanno dovuto compiere nessun tipo di parata. Qualcuno lamenta magari qualche occasione in più, sto parlando del Frosinone, ma era anche abbastanza evidente e inevitabile che questo fosse. Sta di fatto che finisce 0-0, Gattuso porta a casa un altro punticino dopo aver fermato il Verona, ha fermato anche l'altra capolista attuale che era il Frosinone. Sapevamo che affrontavamo la squadra più forte, una squadra che sicuramente arriverà fino in fondo, una squadra dura da affrontare, bravi tecnicamente ma con una fisicità pazzesca, mostruosa. E sapevamo che sicuramente oggi abbiamo fatto un passo indietro a livello qualitativo, abbiamo creato pochissimo, ma era la partita che, per come l'avevamo preparata, non volevamo dare campo, sapevamo che se sbagliavamo qualcosina ci potevano mettere in difficoltà. Primo tempo sicuramente 2-3 palle sbagliate in uscita ci hanno creato un po' di difficoltà, ma tutto sommato un pareggio giusto. Una partita che all'87esimo, ti stavo guardando, la palla esce fuori, il ragazzino che deve ridare la palla ritarda e te ti arrabbi perché volevi andare a provare anche a vincerla questa partita. È la tua mentalità, ma ci credevi in quel momento lì, perché la partita stava assumendo un equilibrio diverso. Ci ho creduto quando gli abbiamo rubato 2-3 palloni, un po' con veemenza, con voglia, il fatto di non mollare, con caparbietà, ci avevo creduto, però dopo si fa letterale se è meglio di me. Noi il primo tempo abbiamo rischiato di più a 2 gol, perché sia con Golubovic che con Ditac ci siamo addormentati. Sicuramente se si velocizzava a lunghi e arrivava la palla potevamo anche sorprenderli noi, però va bene così, è un punto che ci teniamo ben stretto. Sono molto orgoglioso di aver fatto 2 punti con una squadra così, perché è sinonimo che sicuramente siamo vivi ancora, sicuramente sarà molto dura, ma vedo una squadra che anche con grandissime difficoltà, con tre giocatori che erano fuori causa perché il giudice sportivo l'aveva fermati, con un po' di infortunati, ma la squadra è viva.